Senti, Elizabeth, mi è venuta un'idea. È inutile che tu rimanga ancora in ospedale, sì, credo proprio che tu ne soffri. Siccome tu non vuoi tornare a casa, ti propongo di andare a trascorrere un periodo insieme alla tua infermiera Alma, nella mia casa al mare. Che ne dici? Credi che non ti capisca? Tu insegui un sogno disperato, questo è il tuo tormento. Tu vuoi essere, non sembrare di essere. Essere in ogni istante cosciente di te e vigile. E nello stesso tempo ti rendi conto dell'abisso che separa ciò che sei per gli altri da ciò che sei per te stessa. Provoca quasi un senso di vertigine il timore di vedersi scoperta, vero? Di vedersi messa a nudo, smascherata, riportata ai suoi giusti limiti. Poiché ogni parola è menzogna, ogni gesto falsità, ogni sorriso una smorfia. Qual è il ruolo più difficile? Togliersi la vita? Ma no, sarebbe poco dignitoso. Meglio rifugiarsi nell'immobilità, nel mutismo. Si evita di dover mentire. Oppure mettersi al riparo dalla vita. Così non c'è bisogno di recitare, mostrare un volto finto, fare gesti voluti. Non ti pare? Questo è ciò che si crede. Ma non basta celarsi, perché vedi, la vita si manifesta in mille modi diversi ed è impossibile non reagire. A nessuno importa sapere se le tue reazioni sono vere oppure false, sincere o bugiarde. Solo a teatro il problema si rivela importante, e forse neanche lì. Io ti capisco, Elizabeth. Capisco il tuo silenzio, questa tua immobilità. E perché tu abbia elevato al sistema di vita la tua assurda apatia. Capisco, e quasi t'ammiro. Secondo me devi continuare a recitare la tua parte fino in fondo. Finché essa non perda ogni interesse e abbandonarla così, come sei abituato a fare, passando da un ruolo all'altro. Così, al termine dell'estate, la signora Vogler e l'infermiera si trasferirono alla casa al mare messa a disposizione dalla dottoressa. Il contatto con la natura influì positivamente sull'artista. L'apatia che la soggiogava cominciò a dissolversi per virtù delle lunghe passeggiate, delle gite in barca, della pesca, della cucina, della corrispondenza ed altre attività. Anche Alma era a suo agio, perché il posto solitario le consentiva di dedicarsi devotamente alla sua paziente. Porta sfortuna raffrontare le mani, lo sai? Elizabeth, posso leggerti un brano del mio libro? O ti disturbo? Ecco, dice così. L'ansia che è in tutti noi, i sogni irrealizzati, le crudeltà che commettiamo, l'angoscia di doverci estinguere, la consapevolezza della nostra condizione terrena hanno cristallizzato e annullato la nostra speranza in una salvezza ultraterrena. Le grida della nostra fede, del nostro dubbio, nell'oscurità e nel silenzio, sono una delle più terribili prove della nostra innegabile solitudine e della costante paura che ci possiede. Tu pensi che sia così? Per conto mio, io non ci credo.